Ok, dovrebbe essere a posto, si dovrebbe vedere tutto. Ecco qua. Allora, pinguini. Volevo mettere i pinguini nella Polaroid. Volevo provare. Ciao Cinzia! Oggi è partita gran parte degli ordini, domani partono gli altri. Erano veramente tantini, ma ce la possiamo fare. Allora, pinguini, pinguini, loro sono andati, naturalmente, loro i gingerini, ciao. Cos'è che è andato? I cappellini, il timbro, ce l'ho qua. Questo, fantastico. E stasera è una diretta veloce perché i pinguini sono veramente facili, però dobbiamo fare una diretta dove coloriamo bene lei, eh. Ho in mente una card fantastica. E oh Franci, ciao! Eccoci qua. Va bene. Allora iniziamo. Pinguini, cosa voglio fare? Ah, il masking, perciò mi serve un prendo un post-it. Ecco qua. Voglio mettere i pinguini all'interno della Polaroid. Potrei ritagliarli, ma e l'effetto 3D sarebbe molto carino, ma volevo invece metterli proprio appoggiati alla Polaroid, perciò li vado prima a timbrare. Allora, partiamo da lui. Ah no, da lui no, è qua. Questa. Adesso vi faccio vedere questa timbrata qui. Ci facciamo una tag a parte. Questa è la timbrata che trovate sulle buste. Guarda che carino lui, almeno. E voilà! Sei in cerca del tuo regalo di Natale? Eccomi. Perciò a chi gli arriva la busta sappiate che c'è il pinguino sulla busta. E chissà il postino cosa dice, soprattutto. Allora, torniamo a noi. Cosa voglio fare? Tolgo la scritta del pinguino, puliamo subito la scritta. Eccomi. Bene, la possiamo fare stasera. Sono un po' stanca, però ce la facciamo. Tolgo la scritta, tengo il pinguino e faccio due timbrate. Non l'ho presa da qui, no? Certo, dove l'ho presa? Da lei. Eh sì, questa è la frase di lei, con tutti i pacchettini, naturalmente. Ah, è vero, devo anche provare a mettere tutti i pinguini sui pacchetti. Vabbè, quante cose, quante dirette che prevedo. Allora, ne faccio una qui. Praticamente, tiriamo fuori anche questa. Polaroid non vuole uscire. Questi sono i clear dell'amicizia. Più o meno la Polaroid verrà qui. Io il mio pinguino lo voglio mettere sul bordo. Allora, guardo più o meno dove andrà. Faccio così. Voglio che sia qui. Bene. Timbro. Ok, adesso faccio la stessa cosa su un foglietto e lo timbro. Non importa se non è venuto bello, preciso, ma neanche perché a me interessa far così. Siccome voglio che sia la parte sotto sulla cornice della Polaroid, io semplicemente faccio così, taglio il bordo del mio pinguino, zampette, così taglio di qui. Poi la parte sopra non mi interessa, perciò non sto a essere troppo precisa. In realtà qua devo coprire soltanto una riga, perciò posso fare anche un lavoro molto veloce. Se invece avessi proprio colorato, allora era meglio essere un po' più precisi. Vado a coprire la zona che mi interessa e adesso, anzi, forse mi conviene usare la platform, così sono più precisa. Aspetta, che è arrivato? Che no, non sto più guardando. Ciao, Daniela, ciao. Ehi. Allora, mi metto così, togliamo le calamite. Ok, perfetto. Allora,
Adesso cosa succede? Decido dove posizionare il mio pinguino. Voglio che esca un po', che sia un po' sul bordo della Polaroid, perciò come se fosse appoggiato, appollaiato qua sul bordo con le zampette in fuori, e posso fare tranquillamente così. Decido dove posizionarlo. Prendo, ok, tampono adesso la Polaroid e vado a timbrare. Aspetta, perché qui in questo punto invece voglio che si veda. Allora, qui sono andata un po' troppo. Ecco, si deve vedere. Rifaccio un altro giro di inchiostro che è meglio. Facciamo così. Ok, e ho fatto il mio pinguino. Se io adesso vado a togliere il lui è appoggiato proprio sul bordo della Polaroid. In questo punto c'è. Per un pelo. Aspetta, che sto facendo il danno. Volevo schiacciare bene qui. Ok, perfetto. Allora, ciao Silvia! Appena inviato l'ordine, ho visto, ho visto, in realtà ho visto che è arrivato l'ordine, ma non ho visto che cosa hai preso. Ce li hai i pinguini? Immagino di sì, così a occhio, però nel caso chiedo. Allora, facciamolo anche con gli altri pinguini, così li proviamo, perché poi sono veramente veloci da colorare. Avendoli timbrati così, non divento neanche matta nel tagliarli o comunque a fare altri tipi di decorazioni. Faccio proprio in fretta, frettissima. Pulisco un attimo la Polaroid soltanto perché voglio appoggiarla per avere ancora un'idea di dove andrò a. Adesso più o meno sarà qui. E il piccoletto, mettiamo questo sdraiato. Certo che hai pinguini, hai ragione, chi è che può stare senza pinguini? Perciò più o meno lo andrò a mettere qui, faccio la stessa cosa. Il pinguino sdraiato. Allora, adesso lo sposto un attimo. Riprendo il mio pinguino, timbro il mio pinguino. Così. Ecco qua. Gli do un'altra timbrata al pinguino. Ok, e poi faccio la stessa cosa. Prendo un post-it e timbro ancora il pinguino. Ok, questa volta come prima non mi interessa se non è preciso, precisissimo. Va bene così. Puliamo. Tolgo il piccoletto. Ok, allora me lo taglio subito. Lui lo voglio sdraiare sul bordo della Polaroid, perciò vado a tagliarmi tutto il contorno come ho fatto prima. In realtà mi interessa più la lunghezza che altro, ma sono anche veramente veloci da tagliare. Adesso quello che potrebbe creare un po' più di problemi leggermente è quello con la neve, ma è proprio bello perché su questo è bello se poi si va a mettere un po' di neve in rilievo col glossy, con la nuvo. E perciò su quello ci si può giocare tantissimo, ma naturalmente adesso lo faremo perché io e la Nuvo siamo i glossy, siamo un'unica cosa. Adesso proviamo anche quello. Pino e Pinguino, che ne pensi? Sì, mi piace. Pino e Pinguino. Pino. Però sono tre: Pino, Pinuccio, Pinello. Come sono? Gli altri poverini. Ah, ecco, ho fatto un po'. Ho preso il post-it, ma naturalmente ho timbrato nel punto in cui non c'era la colla, perciò ho perso l'effetto colla, ma lo userò come uno scotch così. Posizioniamolo bene per coprirlo, ok, e facciamo così. Adesso faccio la stessa cosa. Avevo detto che lo volevo mettere sdraiato qua, come se fosse sdraiato sulla Polaroid, ok? Andiamo a timbrare ancora Pino il pinguino. Bene, lui sta lì. Timbriamo la Polaroid adesso.
cerchino. Poi queste Polaroid, a mente di metterle da qualche parte, vi faccio vedere. Ok, sì, facciamo ancora anche questo angolino, mi dà un po' noia qua. Ok, togliamo. E anche lui è sdraiato sulla Polaroid. Fantastico, rapido e indolore. Facciamo anche il terzo. Se era così, la butto lì. No, se vi annoio, ditemelo, non lo faccio il terzo pinguino. Cosa faccio? Lo faccio? Pinguini, pinguini. Non ho ancora visto le risposte, però. Vediamo, ma io arrivo in differita, al limite mi fermo. Se mi dite no, non farlo, mi fermo al volo. Allora, il terzo, oddio, c'ho tutto questo spazio, io lo metto, dove lo posso mettere? Qua, lo metto sulla sinistra, ho fatto destra, sinistra e uno centrale, perciò lo metterò di qua, calcolo soltanto che ci stia la Polaroid, perciò sì, come altezza, posso anche mettere un po' più su. Va bene, così, perfetto. E faccio la stessa cosa, via. E via che si va. Timbriamo prima il pinguino. Questo è il pinguino panzuto, guarda che carino. Vai, pinguino panzutello. Prendiamo a questo punto. Qua. Facciamo così. C'ho tutti questi pezzi che vagano per il tavolo. Ok, bene. Tagliamo. Ormai abbiamo capito il meccanismo, ma per chi non lo sapeva, si poteva tagliare il pinguino e metterlo tridimensionale e secondo me è molto carino, magari spessorato oppure comunque con intorno tutta la neve. Però adesso vi faccio anche vedere come farlo risaltare con un po' di grigio, gli mettiamo l'ombra intorno e lui è come se fosse appoggiato lo stesso. Ok, tolto, copriamo. La Polaroid l'ho messa qui, però forse devo pulirla perché sì, l'avevo tolta e non l'avevo pulita. Mannaggia, se l'appoggio adesso faccio su un danno. Ok. Lui lo mettiamo così, bello appoggiato, con i piedoni e penzoloni. Ok, prendiamo. Oh, è rimasto il pinguino qua, poverino. Togliamolo da qui, lo mettiamo nella sua plancia. Ok, prendiamo qui. E dove ho messo qua? Sto sporcando tutta, strano, non capita mai neanche questa cosa. Così. Sempre quest'angolo qui, perché probabilmente c'ho il bordo. Ok. Spostiamo. La Polaroid la metto via. Perciò la Polaroid fa parte della plancia Polaroid, appunto, di questa primavera, dei timbri amicissimi. E questa, devo dire che è piaciuta, giusto un attimo. La Polaroid, le cornici e anche tutti gli altri. Ma c'è sempre quel clear che va più degli altri, eh. Comunque non è male, eh. Anche il trittico, guarda di qua. Allora, già che ce l'ho sulla platform, potrei decidere di metterci sentiment. Vediamo. Questa qua è carina. Le emozioni più belle sono quelle che non puoi spiegare. E ce la potrei mettere qua. E poi, qua sotto, Xmas. Potrebbe essere così. E potrei anche mettere auguri, no, per te, no, mi fermo. Cominciamo così, timbriamo. La Polaroid grande top, ma anche la piccolina che avevi fatto, sì, hai ragione. Infatti in realtà
Avevo in mente di fare la Polaroid grande e poi mettere i sentiment in quella piccolina da mettere o il pinguino in quella piccolina. Però poi ho detto, boh, facciamo una cosa, volevo usare i pinguini in realtà e dovevo provarli. Però è un'idea di usare in una card con tutte e due le Polaroid. Allora, lui è a posto. Così vediamo anche un po' di sentiment. Qui cosa rimane? Ah, cavolo, ci stava anche il panzuto qui. Questa è troppo grossa per metterla come letterina. Questa è la neve ci insegna che per farsi notare non c'è bisogno di fare tanto rumore. Potremmo mettere questo che dorme. E a lui cos'era rimasto? Poco spazio. In realtà, il Buon Natale potrei metterglielo qua. Beh, potrei usare anche altre plance, tipo auguri. O anche qua sotto e lì far solo la neve e ce ne sono così tante. Questa qui, no, quella della Befana, no, mettici sempre un po' di magia. I gingerini, poi ci sono tutte quelle dell'anno scorso, anche con tutte le frasi, però non so mai quale scegliere. Potrei usare, visto che basta il pensiero, sappiate che vi ho pensato intensamente. Mettiamo questa a lui, che mi sembra perfetto. Il pensatore. Allora, questa è la frase, anzi, forse più che altro a lui, che sembra un po', visto che basta il pensiero, sappiate che vi ho pensato intensamente. A lui questa e gli mettiamo la scritta auguri sotto. Un po' più grossa, anche se questo Xmas è bellissimo. Vediamo se ci sta. No, troppo grosso, auguri troppo grosso. Però potrei mettergli Buon Natale. Qui c'è Buon Natale, buon anno, tanti auguri. Qui abbiamo auguri per te e Buon Natale. Allora mettiamo Buon Natale così. Buon Natale. Ok. Perché sono appiccicosi. E qui allora rimetto la frase, questa qui, la neve con i suoi rumori. Qua così abbiamo anche i sentiment, però qui ci devo mettere almeno un auguri. Mettiamoci gli auguri. Questo di auguri, guardate che bella questa. Così. Auguri, timbriamo, così conosciamo un po' i sentiment. Con la platform, se c'è qualcosa, si può sempre correggere. Cioè, si può ripassare più che correggere. Correggere un po' dura. Auguri. Allora, ecco quello che dicevo, gli do un'altra passata. Soprattutto è la prima volta che uso questo clear, perciò è nuovo. È sempre meglio fare due passate in questi casi. Perfetto. Guardate che carina la scritta auguri. Queste secondo me. Bene, coloriamo. Semplicissimo. Allora, aspetta che rimetto via. Auguri, l'abbiamo presa da qui. Perciò questa scritta auguri arriva da questa plancia. La scritta, questa qui della neve, ci insegna che per farsi notare è dei pinguini. Poi il Buon Natale è della plancia dei cappellini. Buon Natale. Chi ha preso il paccozzo non ha problemi ed è proprio questa la cosa bella. Sempre di questa plancia dove c'era auguri c'è anche la scritta. La cosa bella è proprio la interscambiabilità dei sentiment e dei soggetti. Via, togliamo e andiamo a colorare. Mi sto commuovendo
Stai pulendo e riordinando. Silvana, soltanto perché qui adesso devo poi togliere tutto e riprendere a fare pacchi. Mi sono ricavata solo questo spazietto e anche come tempo. Allora, malapora, è vero. Allora, prendiamo, prendiamo un grigione e il nerone. E poi posso prendere anche blender, va bene. Poi prendo però un rosso chiaro, un rosso scuro, un verde chiaro, un verde scuro. Così. Sì. E faccio per le varie sciarpettine. E poi mi serve un grigio molto chiaro, potrebbe andare bene questo. O forse anche questo. Va bene, proviamo. Naturalmente non li avevo preparati prima, che strano. Dove li metto? Spostiamo leggermente questo. Ok, allora iniziamo a dar vita ai pinguini. Uso prima di tutto questo grigio, l'N45, poi vado con l'N25 che è il nero. Con l'N45 comincio a fare il primo passaggio, cercando già di lasciare un puntino bianco dove vorrei che poi ci fosse un po' più di luce. Qua è veramente poco lo spazio da colorare perché loro sono piccini. Ah, l'arancione mi serve per la zampetta. Vabbè, lo recupero. Coloriamo la capoccia qui. E lui è andato. Prendiamo l'arancione, gli facciamo i piedini e il becco. Questo è il 946. Questi già che ci sono, posso già farli a tutti. Zampette e beccuccio. E già il pinguino prende forma. Allora, in realtà si potrebbe aggiungere ancora un pizzichino di un arancione. Sì, sono un po' lontanuccia. Così si vedono bene. Ecco qua. Perfetto. Le scritte le vediamo dopo, però così si vedono bene i colori. Allora, e vado di pinguini, Sonia, però il video rimane come sempre. Allora, adesso con il 905 io semplicemente vado a mettere un po' di ombra. Allora, per esempio, qui dove c'è l'attaccatura della zampa, qua un po' di ombra sotto la ciccia sotto la ciccia. Qui nella parte in basso e qua anche, in modo da lasciare la parte in alto più in luce. Ripasso col colore di prima per sciogliere, amalgamare. E far sì che non si veda poi lo stacco. Lui quando asciuga evita macchie, soprattutto si possono evitare macchie se non si usa il memento poi con un pennarello d'acqua come sto facendo io e senza averlo fatto asciugare, perché vedete che qui mi ha tirato leggermente, mi ha macchiato leggermente di nero, ma è causato dall'inchiostro che ho usato. Se usavo un inchiostro a base d'alcol non mi succedeva. Ciao Fra! Allora, riprendiamo i colori. Qui abbiamo fatto il grigio, ma adesso vado a mettere il nero, soprattutto nelle parti in ombra, cercando di creare, anche se è uno spazio piccolo, un minimo contrasto. Ok, anche qua è proprio poco, perché qui il pinguino è tutto nero, poi piccino. Ok, ripasso sempre con l'altro colore. Poi quando si asciuga vedrò un leggero alone. Scusate, ma io sono sempre concentrata. Ok, e lui potrei aggiungere giusto un po' di nero qua.
nell'occhio perché mi piace che si veda bello nero. Non ci avevo fatto caso prima, potevo fare un'altra inchiostrata, almeno in quel punto. Allora, poi vi dicevo, il grigio molto chiaro, l'N95 per esempio, adesso lavoriamo su questo, posso anche abbassarlo, aspetta che vedo. Ok, andiamo a fare le parti in ombra. Perciò passiamo un attimo qua sotto. Qui potrebbe esserci l'ombra un po' della gambetta e anche qua la parte bassa. Qua potremmo mettergli un po' d'ombra in modo da colorarlo, ma in realtà lasciarlo bianco. Qua il bordo della sciarpa e qua la parte sotto. Ok, perciò una colorazione molto semplice. Qui possiamo marcare un po' queste pieghe. In questo caso potreste aiutarvi col blender, con la punta sporca, no, e magari stendere un po' il colore. Adesso io avevo preso anche un altro tono di grigio. Questo qua che è l'N75, ma veramente per dare ancora un po' più di profondità in alcuni punti. Ok, non tanto, bene qui, ma lui è così a posto, ripasso sempre col mio grigio, un po' più chiaro. Quando asciuga, schiarisce. E poi ripasso con quel blender anche qui. Ok, vedrete che quando si è asciugato lui sarà molto più chiaro. Con il 761 gli faccio i pomelli rosa. Eccolo lì. E potrei a questo punto magari con il 401 mettere qualche riflesso, ma pochissimo, di azzurro, soltanto per far sì che non rimanga il bianco del foglio come magari nel pinguino. Sciarpa, mettiamo una bella sciarpetta verde. Allora parto col chiaro, parto dall'esterno e arrivo all'interno. Gli lascio il punto centrale chiaro. Grazie Barbara, e immagino che poi tu farai meraviglie appena ti arrivano. Col 346 qui c'è tanto contrasto, forse anche troppo. Cerco di passare un po' i bordi. Ok, vedete che la parte scura l'ho proprio fatta con la punta del pennello, stando molto leggera. Voi potreste provare addirittura con la punta dietro o comunque con qualcosa di molto. Si è sgranato, vero? Forse perché mi sono mossa. Lo vedo sgranato. Ripasso col verde più chiaro, provo a non muovere il foglio, vediamo se, forse perché c'è questo bianco forte, non lo so. Ok, lui è finito così. Vi dicevo prima che volevo fargli un po' di ombra, semplicemente l'ombra gliela faccio sotto. Ecco, se io la faccio qui esternamente, sembra che lui sia appoggiato sulla Polaroid. In questo caso posso andare anche con quello più scuro perché voglio creare l'effetto che sia appoggiato, insomma. Ripasso un attimo qua. Ok, come se fosse sul bordo della Polaroid. Dentro adesso vedo un attimo come farla, perché è molto chiaro anche il cielo. In realtà potevo un po' colorarlo magari con qualcosa di più chiaro o con, vediamo adesso, prima li finisco, poi vedo, magari potrei passarlo un attimo con un po' d'acqua e perché devo stare attenta a non toccare il memento in realtà. Però tirare un po' di azzurro non ci starebbe male. Anzi, lo facciamo perché poi se ci faccio i puntini bianchi della neve sta benissimo. Un attimo che guardo se ho qui il pennellino, assolutamente no. Bene, fantastico. Ho portato via tutto perché mi serviva spazio. Fa niente, usiamo il blender. Andiamo di blender. Allora faccio il contorno qua per dare un po' l'effetto cielo, per non farlo proprio svolazzare. Così fa un po' di ombra.
poi vediamo, ma intanto qua lo devo tagliare. Ho usato questo perché naturalmente non ho neanche la tabella colori. Sì, posso metterci questo leggermente più chiaro intorno, con cui vado a sfumare la parte più scura. Così. Veramente è così, semplicemente. Se avessi il pennellino, avrei tirato un po' di più il colore. Lo faccio col blender, non è la stessa cosa, eh. È che non ce l'ho qui, però se avete un pennellino, quelli col serbatoio d'acqua, ora che lo vado a recuperare, ecco, giusto per dare movimento a questi alla Polaroid. Ok, posso l'ultima cosa passare il contorno dentro leggero, sempre per dare un po' di stacco, così, e con quello, ah no, era già questo quello un po' più scuro. Volevo passare un attimo il contorno. Ok, poi dopo col bianco gli do i puntini di neve e li farò glossati. Ok, grazie. Passiamo al secondo. Sono veramente veloci, eh? Andiamo, vado un po' più veloce perché il meccanismo è lo stesso. Parto col grigio. Anche di qua. Questa è la pancia, vero? Sì, perciò è bianca. Qui ho la testa, però, del pinguino. Ok. Si è interrotto il video, ha ripreso. E poi anche questo. Domani sera avete letto il post, chi vuole, facciamo la borsetta che ha proposto Tania. Naturalmente ci sarà Tania a spiegare, perciò se volete c'è l'elenco materiali e la fate con noi. Io non vedo l'ora, così mi faccio la scioperina qua. Noi la facciamo della dimensione che c'è spiegata nel blog, poi potete adattarla alle vostre esigenze come per tutti i progetti. Qui faccio lo stesso meccanismo degli altri due. Vabbè, qui non ho ancora passato il nero. Questi pinguini lo so che daranno tanta soddisfazione, perché con quattro tocchettini lo vediamo già finito. È bello lui. Così. Passiamo ancora qua e qua. Ok. Allora, adesso la neve generale. Facciamo il cappello e la sciarpina rossa. Faccio la stessa cosa, parto col rosso più chiaro esternamente in modo da lasciare il punto centrale più chiaro e faccio un po' così anche di qua. Adesso questo era il colore più chiaro, perciò vado con quello più scuro. Marcare bene. Qui sono un po' uscita, mannaggia. Non ho neanche il pennarellino bianco, mi sa. Uffa, vabbè, adesso vedo. Perché quello è importante, se no come faccio? Possibile che non ho neanche uno qua. No, forse ce l'ho lì, adesso vediamo. E allora facciamo col grigio chiaro, sempre l'ombra del pinguino qua sotto, così e qua. Mettiamo un po' qua, qualche riflesso, le guanciotte rosa, questo
Bene, beh, lui in realtà è già finito come per l'altro. Poi, se vogliamo, possiamo marcare un po' di più i punti, quelli più scuri, però a posto. Allora, facciamogli l'ombra. Segui il contorno. Ecco qua. Avete visto che in questo punto non l'ho passato perché qui ho fatto in modo che l'ombra fosse solo su un lato, non è che fa tutto il giro l'ombra, a seconda, in realtà a seconda da dove la fate scendere, però in questo caso lasciando qualche puntino, cioè questo punto un po' più chiaro, dà l'effetto che arrivi la luce dall'alto. Ripasso un po' anche il resto della Polaroid per dargli questa sensazione di ombra e poi un po' di movimento. Alla fine è un grigio chiaro. Mi serve giusto per contornarla un attimino. Ok, allora, come... Aspetta, perché qui ho marcato un po' troppo il grigio, allora vado con quello un po' più chiaro. E anche qui il cappellino ci metto, beh, il pompon, qualche puntino di azzurro. Potrei fare la stessa cosa che ho fatto di là col cielo per creare un po' un contrasto. O magari in questo caso lascio solo il contorno. Vediamo. Perciò lo faccio molto più chiaro rispetto a quello là. Da quello di prima. A quello là. Ho veramente lasciato solo il contorno. Ok, vediamo l'ultimo pinguino che in realtà è praticamente già fatto, però andiamo a marcargli bene queste cicce. Un po' di ciccia qua, un po' di ciccia qua e poi qua sotto. Così. Ok. Che manine d'oro, grazie. No, ma guarda, vedrai quando l'hai in mano te, Barbara. È veramente semplice perché sono quasi finiti, sono bianco-nero, sono piccini, perciò è veramente facile con poco renderli speciali. Adesso qua mi sono emozionata e gli ho fatto divenire la barbetta. Allora, prendiamo il blender e così lo schiarisco un po' in questo punto. Però per fortuna che ho un pinguino. Marchiamo un po' le sue cicciottei qui, i suoi rotolini. Adesso rimettiamo sempre il grigio. Qui questa zampetta è rimasta un po' su. Allora, rimetteremo un po' di grigio anche di qui. Eccolo qua, bello appollaiato. Oh. Posso, magari in questo caso io faccio così, gli allungo un po' la zampetta così sembra appoggiato, gli ho aggiunto un po' pizzettino di nero. Allora, lui come gli facciamo facciamola. No, facciamola diventare una bella lei. Gli faccio i col viola, guardala qui. Oh. Mettiamo un po' più scuro il 603 di base. Ok. E il 673 sopra. E poi allora mettiamogli il 703 che fa il giro qua. Portiamo tutto sul rosa. A questo punto cerco il bianco, un secondo solo, dovrei averlo qua, l'avevo visto. No, scherzavo, scherzetto, non c'è. No, peccato. Forse di qua. Sono qui, eh? No, questo no, questo è un argento. Adesso vi faccio vedere cosa ho trovato.
Ma possibile neanche un bianco? Ho portato via tutto, ma mi dispiace proprio. No, non ho niente. Ho soltanto questi. No, devo andare a cercare tutto. Vabbè, pazienza. Faremo senza i puntini bianchi, li faccio io dopo, poi ve li faccio vedere. Faccio prima di glossare tutto. Peccato, peccato. Ho questi. Allora, col tratto pen, in realtà col fude Nessuka viene meglio. No, non ce l'ho. No, no, no. Volevo mettere le ciglia lei, però vedete come diventa un po' più grosso. Però è un tratto pen, vabbè. Allora, e anche lei è fatta. Ancora il cielo rosa, ma magari potrei fare tipo questo verde, mi piace un sacco, che crea un po' di contrasto. Là avevo la neve. Uff, si è incastrato il foglio, scusa. Facciamogli un bel colore acceso invece per il fondo. Questo non è un foglio acquarellabile, però i colori sono a base d'acqua. Vedete che un po' sono riuscita a sfumare in qualche modo. Potrei farli. Ok, giusto per metterci un po' di colore. E come ho fatto per gli altri, ripasso un attimo anche il contorno. Ok. Teresa! Allora, adesso allargo un attimo perché taglio, così li guardo finiti. Queste Polaroid, adesso vi faccio vedere dove volevo metterle. Volevo fare delle piccole card. Oh, in realtà anche nel dettaglio. Così, taglia di qui, taglia di lì. Belli i pinguini, eh? Belli e facili soprattutto. Rapidi, indolore. Allora, se non abbiamo rifinito bene, dopo passo col pennarello e sistemo anche questa. Domani arrivano, l'ho detto, ci sono un sacco di pacchi in partenza. Mi dispiace non essere riuscita a farli partire tutti, ma il problema è stato che ho dovuto creare tutti i paccozzi praticamente. Prima li ho preparati tutti, perché dovevo aspettare le carte, chiudi sistema, però partono. Domani parte il resto, perciò abbiate fiducia. Poi sono veloci, di solito in un giorno consegnano, eh. Quello che non è partito oggi parte domani. Io ripasso il contorno di nero, così, perché questa cosa la faccio sempre, la dico sempre, elimino il taglio della forbice che si vede lateralmente, che mi dà sempre fastidio a me, ma si può anche non fare, però mi sembra che risalti di più, soprattutto tipo in questo caso che il contorno dà importanza alla mia card, alla mia Polaroid. Ma adesso che le guardo io le plastificherei, le terrei così. È vero. Anche da appendere. Adesso ci penso. Ma vi faccio vedere che cosa volevo fare.
Però sono carine, viste tutte assieme. Si potrebbero mettere appunto anche in uno col cappello di Natale. Eccoli qua. Bene. 1, 2, 3. Allora, mi dà un po' fastidio perché c'è azzurro, giallo e facciamo diventare un altro colore. Cosa ci metto? Se ci metto il col rosso non mi va bene. Mi diventa troppo. Allora gli faccio i pallini come ho fatto lei, se no c'è troppo bianco. Ok, così lo preferisco. Mi dava fastidio. Bene. Loro io li vorrei mettere qua. Ecco sulle nuove carte, queste qua ritagliabili, volevo usare questa tre card, ritagliarle e usarle per il retro, per decorare il retro. All'inizio la mia idea era scrivere solo Buon Natale e poi lasciare lo spazio per la firma. Però mentre li facevo mi piaceva farvi vedere anche finiti questi pinguini. Allora, queste sono comode, queste tag, perché per esempio se si fa un album o una card o qualcosa con le carte, si possono abbinare queste card per personalizzare il regalo e far sì che sia tutto abbinato. Se io le taglio, adesso voglio un Natale perpetuo. Ecco qua, io ho già il mio bigliettino, giro, e come dicevo prima ci poteva stare il retro della Polaroid con magari qui lo spazio per la firma. Io adesso ho allargato perché sono fatta così, non ce la posso fare gli spazi vuoti. Ok, però questo è il bigliettino. Vediamo qui cosa c'è. Allora, fai ciò che ti rende felice con chi ti fa sorridere, ridi finché respiro, ama finché vivi. E insieme all'Epifania fa che anche i chili di troppo vadano via, allora lo mettiamo con quello tutto, con questo qua. No, dai. Beh, però. Buoni propositi per il nuovo anno, mantenere le care rassicuranti, folli vecchie abitudini. Anche questo non mi dispiace. Vabbè, uso questi tre che li ho già tagliati. Perché poi un'altra cosa che si può fare con queste card che sono già pronte. Magari sul retro, qua, si va a tagliare Buon Natale, tanti auguri e hai anche già la tua tag col sentiment. Io adesso ho tenuto queste qua che ce le avevo già belle che pronte. Ci stanno anche bene. Potrei farle risaltare un pochettino oppure potrei ripassare il contorno. Proviamo, ne faccio una. Vediamo, di questa passo il contorno perché non ho il mio dorato pennarellino. Proviamo con questo. Vediamo come sta. Per chiuderla, insomma, per fermarla e dargli un po' più di importanza. Ok. Sì, la preferisco. E qua sotto si potrebbe anche firmare, perciò abbiamo anche lo spazio per la firma. Allora, decisamente con la mia cornicetta, cioè mia nel senso che io la faccio sempre praticamente. Sto molto a filo perché le Polaroid sono grandi come la tag. Due, sì, e la terza così. Anzi, ci stanno proprio bene. Il retro bianco mi richiama il fondo delle card che ho appena fatto, il fondo della Polaroid. Direi che le posso anche incollare, mi garbano. La colla. Ok. Così. Si deve vedere la cornicetta che ho fatto io. Faccio qua. Sono un po' appiccicata. Sono andata un po' contro il muro.
Contro il bordo, contro il muro, va bene, ce la possiamo fare. Ok, due. E la terza. Si può mettere, fare un buchino e si possono anche appendere in realtà. Allora, dietro ho un messaggio e davanti ne ho un altro. Adesso, lasciatemi solo glossare un attimino. Allora, per esempio, con questa qua, io un po' di nevischio devo farglielo, tridimensionale. Ve la faccio vedere da vicino. E poi la metto tutta qua. Scusa, scusate, ma sono concentratissima. Si vede al largo, attenzione che è al largo. Poi quando asciuga. Bella, perciò così con tutta la neve. Lo sposto perché ci picchia. Ciclo dentro sulle mani sicuro, lei gli metto i glitterini. Potrei fare l'effetto neve comunque qua, però glitterosa. E dove avevo fatto i pallini, poi diventa più trasparente, eh? Così richiama la neve e il giallo. Mi piace un sacco questo glitter. Un po' più di neve. Beh, io lo metto anche qua al paraorecchie. Non resisto. E lui, Porino, beh, io lo metto azzurro. Ce l'ho anche azzurro. Facciamo così, visto che ormai lui è diventato tutto azzurrone. Usiamo questo. Faccio la stessa cosa che ho fatto per lei, però proprio con la nuvo azzurra. E poi faccio soltanto i fiocchi. Ok, potrei fargli solo perché non resisto, gli glosso il cappello. Il cappello glossato quando asciuga è bellissimo. Sciarpa. L'ho detto che non resisto le zampe. E allora becco le zampe e lo faccio anche agli altri, se no ci potrebbero rimanere male. E poi sulle mani, finito il tempo, finito tutto. Eccoli qua. Va bene, dovrei essere stata anche abbastanza veloce rispetto ai miei tempi biblici, però non lo so, ho perso il tempo. Allora, che plancia ho usato? Ah, ci sono incollate. Ho usato per i sentiment questa dei cappelli, perciò lei. Adesso la metto dentro. Guarda che faccio il danno. Okay. Poi, naturalmente, i pinguini e la stella di Natale per gli altri sentiment e la scritta auguri. Che mi piace tanto e in realtà anche questa scritta Xmas è bellissima. Con lo stesso font c'è scritto Buon Natale e mi sa che ce lo ritroveremo perché mi piace tanto la resa. Eccoli qua. Oh, devono asciugare. Oh. E naturalmente lei, la Polaroid. Va bene. Io direi che vi posso, grazie ragazze. Allora, ma ciao, arrivo solo ora, non vedo l'ora di averli tra le mani. Tra domani e dopodomani dovrebbe essere tutto in consegna, gli ordini, in consegna di qua, gli ordini che mi avete già inviato, tutti quelli nuovi naturalmente, successivamente.
Va bene, che dire, buona serata a tutti. Adesso devo sbancalare tutto perché devo finire di fare i pacchetti. Ciao, buona serata.